Buon pomeriggio a tutti. E si va avanti. Continua qui. Tolto di mezzo l'argomento suggestivo, ma non confortato da alcun riscontro oggettivo, introdotto dai PM per indicare nell'odierno imputato il dottore cui faceva riferimento il Lotti, occorre esaminare solo di riflesso l'altro argomento circa il presunto notevole potere di spesa quotidiana del Lotti, indicato quale soggetto che aveva grossa disponibilità di denaro, mostrando in giro banconote da 100.000 lire. Ebbene, anche sotto tale profilo, all'udienza dibattimentale del 26 giugno 97, a domanda dell'avvocato Pepi, difesa Vanni, la prima: lei ha fatto indagini sulla vita del Lotti, se era povero, se lavorava, in che condizioni viveva? Il dottor Giuttari rispondeva: ricco non era sicuramente il Lotti. Le testimonianze anche degli amici che abbiamo sentito lo descrivono tutti come una persona che non aveva disponibilità di denaro assolutamente. Continua Giuttari: ma se noi andiamo ad analizzare anche le macchine che ha avuto nel tempo, sono tutte macchine 124, 131, 128, che comprava di seconda e terza mano con pochi soldi e che poteva sicuramente comprare con i soldi di operaio che ricavava dal lavoro alla draga. Quindi diciamo un tenore di vita consono e risultato all'attività lavorativa. Dunque, anche sotto tale aspetto non appare acclarato il possesso di somme di denaro ingiustificato rispetto al livello di vita posto in essere dall'Otti. Deve infine accennarsi all'altro particolare ancora tutto da dimostrare, almeno sotto il profilo penale, secondo cui il militare Neri Toscano avrebbe consegnato armi e munizioni al gruppo di fuoco. Non è emerso alcun ulteriore profilo, essendosi i PM limitati a riferire che penderebbe presso la Procura della Repubblica di Firenze un non meglio precisato procedimento penale, tuttora non definito, proprio su tale personaggio. Qui abbiamo ripreso gli argomenti di ieri. Strano che dei PM non possano riferire il numero del procedimento penale, il che fa dubitare che questo procedimento non sia mai esistito, perché Neri Toscano non ha mai fornito nulla a nessuno. Le dichiarazioni di Mario Vanni, sentito come teste assistito. Frequentazioni comuni con Calamandrei, la presunta chiamata di correo al Nero Ulisse durante il processo. Mario Vanni aveva riferito ben poco, non rispondendo alle domande. Si era presentato fin da subito come uno che faceva qualche merenda, eccetera, eccetera. Costui ha sempre negato di aver commesso i delitti attribuitigli, eccetera. Nel corso delle indagini seguite alla condanna, ha però cambiato completamente atteggiamento, facendo dichiarazioni graduali ritenute dai PM di enorme importanza. Vanni ha fatto quella che i PM definiranno una vera e propria chiamata di correo. Adesso la vediamo, questa bella chiamata di correo, scaturita da una visita in carcere a Pisa dall'amico Lorenzo Nesi il 7 luglio 2003, colloquio integralmente registrato in atti e che adesso andremo a leggere. Le dichiarazioni del Nesi io ve le risparmio perché ricalcano in parte quello che abbiamo già sentito e sono deprimenti. Premettiamo che questo non è altro che una chiacchiera che il Nesi va a fare in carcere, non si capisce autorizzato da chi. Cioè, si capisce, ma si va da una persona che è mentalmente disintegrata. Nesi invita Vanni ad aprirsi. Questo Pacciani, che questo è un delinquente, eh? Vanni. Sì, bravo. Spesso il Vanni risponde bravo. È come un vale spagnolo, un intercalare, si capisce benissimo. Quello è un delinquente, dice Nesi. Bravo, sì, dice Vanni. Lo so, però gli è stato il Lotti quello che ha sciupato tutto, continua Vanni. Nesi, ma perché l'ha sciupato il Lotti? Lo so perché gli ha detto, Dio buono che c'ero anch'io nel bosco con le pistole, dov'ero? Io non c'ero. È una barzelletta. Però il giudice crede a lui, mentre a me no. Tre ergastoli, mica un discorso. Nesi gli contestava, Nesi va a contestare che le cose erano andate così e lui non doveva avercela con Lotti. Il Nesi continua: ti vuoi aprire? Ti vuoi aprire l'animo con me, eh? Vanni, Nesi, le vuoi raccontare a me? E nel giro di 10 giorni tu sei fuori di galera. Nesi, sempre: come gli è stata tutta questa congrega? Il criminale gli era lui. Vanni, sì, Nesi, che vuoi, che Garibaldi, il che
Garibaldi sarebbe Lotti, un altro suo soprannome. Che sia stato o te, Danni, ma che tu vuoi? Come gli hanno fatto a mettere in questa Vanni? Oh, che lo so, Mario, porca miseria, tu lo sai, perché tu lo sai, se non ti potevano condannare in tre giudizi, ne sei convinto, Vanni? Sì. E tu lo sai, te l'ha sempre avute le merende, te l'ha sempre avute le merende, perché avevi paura del Pacciani, ma il Pacciani a questo punto gli è nel più profondo dell'inferno. Vanni, ecco bravo. Spiegamelo a me, Vanni, dammi retta come un fratello. Vanni, sì, lo so. Nesi, porca miseria, guarda Vanni, abbracciami, spiegameli come un fratello, spiegami come sta questa cosa. E come sta, Vanni? E la sta così. E Lotti parlò a Bischero e disse che ero coinvolto con il Pacciani alle pistole. Quello gli è un coso. E il magistrato disse che gli è vero, dette ragione a Lotti. Nesi, ma come gli avrà fatto il Lotti, Mario, a inventarsi queste cose? Vanni, boh. Nesi, ma né te né Lotti vi siete grulli, Dio ce ne guardi perché te la. Ora tu sarai invecchiato, ma te hai sempre avuto una finezza di cervello fuori dall'ordinario, giusto? Risponde Vanni. E Lotti gli era un pochino più, ma era mica un demente, fa il Nesi. Vanni, un era un demente, no, un era un demente. Vanni, non gli torna. Ma perché Lotti gli è andato a dire il mostro con le pistole? Ma quando sono stato con il mostro? Quando ho avuto le pistole? Non so nemmeno com'è fatta la pistola. Oh Mario, gli fa il Nesi, pensaci bene, vien via, pensaci bene. Vanni, t'ha ragione Renzo. Guarda che tu sei dinanzi, un sei dinanzi alla polizia né a un tribunale. Tu sei davanti a Renzo Nesi, pensaci bene. E ci credo, dice Vanni. Ma sei convinto di quello che dici? Ma sei proprio convinto? Vanni, sì, sono convinto. E allora tu eri a conoscenza che il Pacciani faceva questi omicidi? Vanni, sì. Tu eri a conoscenza? Sì. E allora perché? Un tu sei andato dai carabinieri a dire il Pacciani cosa ha fatto? Spiegamelo a me. Per agosto tu sei fuori e tu sei a casa tua. Bravo Renzo. Spiegamelo a me. Te l'ho spiegato. No. Un tu mai spiegato proprio un bel cazzo di nulla. Il Nesi cominciava ad arrabbiarsi un po'. Te eri a conoscenza che il Pacciani faceva questi omicidi? Ma, rispondeva Vanni, gli era nel bosco con le pistole. Nesi, ma spiegamelo per bene, Marino. Dammi retta, se no tu muori in questo putrido carcere. E tu a casa tua, bene, spiegamelo. Quando te tu sei arrivato a sapere che Pacciani faceva queste cose? Quando sei arrivato? Sì, spiegamelo, sì, dimmelo. Gli era nel bosco con le pistole. Nesi, ma gli era nel bosco con le pistole, se no, se non so. E se no, le son come le merende. Ma se tu lo sapevi, perché te? Io mi ricordo quando gli era vivo mio zio Oliviero. Trattasi di Doni Oliviero, che faceva anche lui il postino. E l'Oliviero indicato come colui che condivideva i vibratori con Vanni. Attenzione, questo è lo zio di Nesi. E continua Nesi, tu desti un periodo di depressione notevole. Sì. Te ne ricordi? Nesi, tu sapevi queste cose e tu le volevi dire. Perché ti eri soggiogato dalla paura del Pacciani? Bravo, bravo, bravo. Ma bisogna che tu me lo dica, Mario. Non te l'ho detto io? E disse Lotti che così, 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 così. E loro a un certo momento dice, ma ora sono morti tutti. E il Vanni, non c'è più nulla, non c'è più nulla. E il Nesi, e non c'è più nulla, non c'è né filastone, filastà. Vanni, bravo, bravo, sì. E tu stai in galera e basta. Non venire a dirmi le barzellette però a me, Mario, perché io non sono un giudice. Nesi. Domandava. Ma il Pacciani, tutti quei soldi, chi glieli dava? E il Vanni. Bah, glieli dava. C'aveva le bestie, andava a lavorare da Rosselli del Turco. Ma non lo dire, non bastavano per quelli che aveva. Ma anche te, Vanni, anche te, tu c'avevi i soldi, ma tutti quei soldi. Rispondeva Vanni. Boh. Per quel che riguarda il Pacciani, dice che erano i risparmi. Anche tu, Vanni, ci avevi i soldi. Questo sarebbe un amico, eh? E lui rispondeva: io c'ho 3 milioni al mese, capito? Di pensione è 1 milione. Tanti, la mia moglie. Nesi, Vanni, però non mi ha mandato nemmeno una lira, riferito alla sua moglie. Non so, senza una lira non posso nemmeno accendere una sigaretta, nulla, non ho nulla, Renzo, neanche un decino.
Ora qui Vanni dice 3 milioni al mese, che è una cifra irragionevole, perché aveva lavorato 22 anni alle poste, benché le pensioni allora fossero col metodo retributivo, è difficile arrivarsi a quella cifra. È facile invece che la mettessero insieme tra pensioni, anche di invalidità, e lavoretti vari che faceva il Vanni. È possibile, lui ha questa cifra nella testa dei momenti migliori. Ancora Alnesi chiede al Vanni di spiegargli tutte le cose, precisando al Vanni che al tempo dei fatti non era in pensione, quindi non percepiva 3 milioni al mese, e lo invita a fare mente locale. Beh, casomai ne percepiva di più perché faceva i secondi lavori. Nesi, vuoi fare mente locale e dire ti ha costretto a fare delle cose che tu non volevi fare? Vanni, sì. Le 20 anni che tu le dici, le merende, le merende, le merende, le si fanno con il Corpus Domini, fa il Nesi. Continua Nesi, ma qualcosa ti avrà detto, ho ammazzato due persone. Dio buono, qualcosa ti avrà detto, l'ho ammazzato per un motivo. Vanni, ma gli è stato il mostro, hai capito? Nesi, come? Vanni, è stato Ulisse che ha ammazzato tutta questa gente, nero. Nesi, chi è il nero? Vanni, è un americano. Nesi, un americano. E gli ammazzava? Ulisse si chiama. Nesi, uno l'ha ammazzato i Pacciani? O l'ha ammazzato i Pacciani? Vanni, no. Nesi, è in dogliera questo americano? Vanni, è in dogliera, nel bosco lo trovi, lo trovò nel bosco, ogni cosa gli aveva, che l'era stato lui a fare questi delitti. Nesi, ma chi l'ha detto questo? Vanni, perché ora, fino ad ora tu mi hai detto che questi omicidi li ha fatti i Pacciani. Nesi, e questo Ulisse, questo nero, chi gli è? Vanni, Ulisse si chiamava. Nesi, ma dove gli stava? Vanni, è in America. Nesi, in America. Nesi, e veniva a fare gli omicidi qui? Vanni, davvero? Nesi, ma e che tu mi dici, Mario? Ma vien via. Nesi, sempre. Ma te lo conoscevi questo nero? Vanni, no, io non lo conoscevo. Ho saputo la storia dopo che gli era stato lui. Ha ammazzato tutte e 16 le persone. Nesi, sì, questo l'ho già detto, ma te tu mi hai detto che gli omicidi li aveva fatti il Pacciani. Sì. Vanni, non te l'ho detto, gli è stato questo nero. Ha ammazzato tutta questa gente, questo Ulisse americano. Gli ha lasciato una lettera, si è ammazzato, hai capito? E ha preso il procuratore ogni cosa. Nesi, ma chi te l'ha detto? Vanni, alla televisione si è sentito, per Dio. Vanni, detto che gli è stato questo Ulisse americano, che ha fatto questi delitti, hai capito? Nesi, no Mario, non tu mi convinci. Nesi, e tu mi spiega le cose come le stanno, e tu vieni fuori. Vanni, te l'ho belle spiegato, egli è stato questo nero che ha ammazzato tutte le 16 e l'ha preso la lettera. Nesi, come? La lettera? Che lettera? Che lettera? Come? Vanni, l'ha presa il giudice la lettera. E ogni cosa, no? La pistola. Nesi, la pistola gli ha preso il giudice, Vanni. Nesi, sì. O vien via Mario, ma tu vaneggi. Vanni, ma la sei sentito a sera alla televisione? Nesi, sì, ma sta zitto Vanni, codesta le roba da Grand Hotel. Vanni, sì, ma insomma, l'è stato il nero, questo Ulisse, l'ha morto 16 persone, gli ha lasciato la lettera, gli ha lasciato la pistola, gli ha lasciato ogni cosa. Nesi, a chi l'ha lasciata Mario? Vanni, l'ha presa il procuratore. Nesi, a chi? Vanni, quello che conta, il procuratore che conta. Il PM, all'esito di detto colloquio, in primo luogo faceva richiesta di incidente probatorio per sentirlo quale testa assistito dal suo difensore Filastò sui rapporti con Calamandrei. Il GIP ammetteva l'incidente probatorio che veniva svolto all'udienza del 28-12-2004 dinanzi al dottor Crivelli. Il Vanni, come altri soggetti, ha parlato gradualmente, chiedendo in primis di non subire altri processi. Una volta ottenuta l'assicurazione, si è reso disponibile in momenti diversi. Il difensore del Vanni poneva al giudice la questione relativa al fatto che il suo assistito non potesse essere sentito in merito ai fatti già addebitatigli o a sue ulteriori responsabilità. Una volta chiaritogli che doveva rispondere in quella sede solo relativamente a responsabilità di terzi e che su quello doveva dire la verità, Vanni si dichiarava disposto a rispondere. Nel corso dell'interrogatorio si apprendevano da Vanni alcune circostanze ritenute dai PM sorprendenti. Fino a quel momento si sapeva soltanto dallo stesso Vanni e da alcuni testi di riscontro, chissà chi, che aveva frequentato le cene di paese dove costui faceva la macchietta. E vabbè, lo sappiamo, cene sociali ne hanno riferito in molti.
Cene, quindi queste non sono proprio strabilianti verità. Cene frequentate da vari professionisti ed una serie di persone, eccetera, eccetera. Nel corso dell'incidente probatorio, Vanni aveva introdotto una circostanza sconosciuta fino a quel momento, parlando di un rapporto privato tra Pacciani, Vanni, Lotti da un lato, cioè lui stesso, e Calamandrei dall'altro. Egli aveva descritto con dovizia di particolari l'abitazione del Calamandrei, poi vedremo. Soffermandosi sulla composizione di camere, salotto, due bagni che corrisponderebbe alla planimetria. Peccato però che, controesaminato dal difensore del Calamandrei, a proposito di altri due maggiorenti del paese San Casciano, sindaco e parroco, lo stesso Vanni abbia riferito più o meno le medesime circostanze, qui definite propalazioni. Secondo quanto riferito dal Vanni, il farmacista Calamandrei conosceva il Pacciani, li aveva visti insieme per strada ed era con lui in rapporti di amicizia. Tale dato, secondo i PM, doveva essere meglio chiarito e perciò decidevano di interrogare Vanni nella veste di imputato di reato connesso. Meno male che non doveva più essere imputato di nulla. Ancora quale test assistito in data 25 gennaio 2005. All'epoca il Vanni si trovava ricoverato alla casa di cura alla Cupolina di Pelago perché aveva compiuto 75 anni di età. Era presente il difensore che chiariva al Vanni non avrebbe risposto se fosse stato indagato per altri reati. Il Vanni ripeteva ossessivamente di essersi recato a casa del Calamandrei per prendere le medicine. Ossessivamente non direi. Se una cosa è la verità, te la rispondo per tutte le volte che me la chiederai. Quindi l'uso di questi avverbi è arbitrario. Solo a distanza di tempo tornava sull'argomento relativo alle prostitute che il Calamandrei gli avrebbe chiesto di frequentare con lui e il Pacciani. Quindi adesso il Calamandrei, che non sa dove trovare prostitute, va a chiedere aiuto a Pacciani e Vanni, parlando di luoghi del centro di Firenze che si offriva di individuare. Che il Calamandrei era con lui e il Pacciani. Sì, più o meno. Perché poi in altri atti è detto così. Gli veniva mostrato nell'occasione un album fotografico, avendo in precedenza affermato che il Calamandrei, quando veniva con loro, si accompagnava con un giovane che riconosceva nell'album fotografico nel dottor Francesco Narducci, medico di Perugia, ma che Vanni aveva capito si chiamasse Giovanni e fosse di Prato. Cioè, a me sembra di ascoltare quella canzone, i Crauti, no? Non erano quelli, non era neanche quella volta lì, non era lui, scusate, ho sbagliato tutto. Cioè, intanto torna sempre questa Prato. Quindi lui riconosce un certo Giovanni di Prato e diventa Francesco di Perugia e magari di Tuoro sul Trasimeno, di Tuorlo sul Trasimeno. Questo è. Andiamo avanti. Secondo le dichiarazioni rese dal Vanni, che però appariva sempre molto esitante e con uno stato d'animo non proprio compossui, questo giovane andava insieme a loro a cena alla trattoria Ponterotto, all'epoca in cui il locale era gestito dalla famiglia Matteuzzi, i quali peraltro, sentiti subito dopo dette dichiarazioni, negheranno con decisione tale circostanza e costoro sarebbero anche stati sottoposti, tra l'altro, proprio in quei giorni ad intercettazione telefonica senza esito alcuno. E quindi già qui ce ne potremmo andare a casa, non è vero niente, ma noi continuiamo a tormentare Vanni. Secondo l'assunto accusatorio, gli argomenti trattati dal Vanni, cioè da un lato l'assidua frequentazione della casa di Calamandrei da parte di Vanni, Pacciani e Lotti, argomento che aveva introdotto lui, e la frequentazione comune di prostitute su richiesta del Calamandrei, avrebbero un'enorme importanza nell'economia del presente processo. Il Vanni, infatti, dalle prime dichiarazioni del processo, Pacciani, che peraltro non lo vedeva imputato, aveva fornito risposte tali da evitare tutti i modi, quelle relative alla sua eventuale partecipazione agli omicidi. E lo credo bene. Prima perché non aveva partecipato, ma anche fosse, era lì come testimone, avrebbe dovuto sedersi e dire sono stato io, ma io, cioè, veramente non so più che dire, ma dobbiamo ancora ribadire che si tratta di deliri. Egli era sempre apparso molto vigile e attento, con risposte secche e negative a quelle domande. Ovvio, una verità che conferma se stessa. Non altrettanto vigile appariva su domande relative ai fatti che non lo compromettevano direttamente. Certo, è vigile quando si tratta di difendersi dalle accuse, poi la soglia di attenzione è chiaro che cade. Ci
circa la disposizione delle stanze della casa del Calamandrei, che conosceva e non aveva motivo di negare. Ciò anche per la frequentazione di prostitute in comune, così come per la frequentazione della trattoria del Ponte Rotto di Matteuzzi Silvano. L'accusa non si arrende, non demorde. E infine per il riconoscimento del giovane che andava con loro a prostitute a Firenze, guidando lui la sua macchina Verdolina nel medico Narducci. A parte che qui non si capisce, no? Ma ora, inciso, è del tutto evidente che Vanni, che ha una sinapsi ogni quarto d'ora, adesso nel 2004-5, prima ne aveva una ogni 3 minuti, però con la sua logica. Pensa, io gli dico di sì e mi lasciano andare, poi lo ripeterà un sacco di volte, lo vediamo dai verbali, lo sentiamo anche in aula. Lasciatemi andare, non ne posso più, lasciatemi andare. Sì, vi dico tutto, basta che mi lasciate andare. E quindi, tuttavia, se tale era l'assunto accusatorio, deve subito evidenziarsi che a prescindere dalle condizioni mentali di Vanni all'epoca, tutte tali circostanze risultano del tutto contraddittorie o addirittura smentite dalle risultanze processuali. Per quel che concerne la disposizione delle camere della casa del Calamandrei, egli ha ripetuto al difensore dell'odierno imputato la medesima descrizione anche per quel che concerne altre abitazioni ed anche le risposte fornite in tali casi risultano del tutto analoghe, inframmezzate da ripetuti bravo, eccetera. Come se gli andasse bene qualsiasi affermazione del suo contraddittore, anche la più illogica e inverosimile. Questo è un commento della sentenza di assoluzione del Calamandrei. Circa la frequentazione delle prostitute a Firenze, basterà ricordare il passaggio della sua deposizione relativa al fatto che si sarebbero recati a Firenze addirittura a bordo di una fiammante Ferrari di colore rosso del Calamandrei, per capire quale grado di affidabilità possa essere attribuita ad esse. Ma per inciso, nella fiction sul mostro di Firenze è un altro che ha la Ferrari rossa. Le fiction si concedono licenze narrative. Andiamo avanti. Ma vedi più. La PG ha effettuato una meticolosa ricerca nelle vie indicate dal Vanni circa possibili abitazioni ove avrebbero prestato servizio le prostitute di cui trattasi, e anche consultando ufficiali di PG all'epoca della buon costume, con esito completamente negativo sia circa l'individuazione delle prostitute che delle abitazioni. La frequentazione comune da parte dell'odierno imputato unitamente al Pacciani, Allotti, Alvani della trattoria Ponte Rotto, gestita da Matteuzzi, è stata smentita, oltre che dal predetto, anche dal figlio, pure sottoposti prima e subito dopo ad intercettazioni telefoniche disposte d'urgenza e convalidate dal GIP. Costoro hanno chiarito che il Calamandrei frequentava il loro locale solo con le persone più in vista di San Casciano, e quindi parliamo sempre di cene sociali, e con il solo Vanni che faceva un po' la macchietta, intonando a fine pasto Faccetta Nera ed altre amenità, mentre non era mai stato insieme al Pacciani e all'Otti. Mai stato insieme al Pacciani e all'Otti. Entrambi escludevano poi Matteuzzi di aver mai visto nel locale la persona mostrata nell'album fotografico e corrispondente al Narducci. Ora qui bisogna fare un inciso che rimando da parecchi video, cioè è del tutto evidente che le idee politiche, peraltro sconnesse di Mario Vanni, che appunto ribadisco e ricordo era iscritto alla CGIL, questo viene detto nel mio video in cui faccio la presentazione del libro a Firenze, quindi è controllabile. È chiaro che queste idee danno fastidio e che a molti piace vederlo colpevole per il solo fatto che le avesse, ripeto, ammesso le avesse poi, perché a quanto pare frequentava Pacciani, dato sempre per persona a sinistra, le cene sociali con Corsi, che si è definito ostinatamente socialista. Allora, ecco nel dettaglio le dichiarazioni rese dal Vanni nel corso dell'incidente probatorio celebratosi dinanzi al GIP all'udienza del 28-12-2004. Precisiamo in premessa che non si tratta di un processo della Santa Inquisizione, perché in certi punti davvero ci si confonde. Pubblico Ministero, ma lei Calamandrei lo conosce? Sì, risposta di Vanni. Da quando lo conosce? Da quando? E anche il giudice si unisce. Da quanto tempo conosce il Calamandrei? Da parecchio. Come l'ha conosciuto? Sa che attività svolge? Ma ha capito la domanda? Come l'ha conosciuto? Vanni, ma è paesano. Paesano dove? San Casciano.
E lei come l'ha conosciuto? Faceva farmacista. Andava in farmacia qualche volta? Sì, ci sono andato a comprare le medicine. PM, anche perché c'era un rapporto tra voi di amicizia. E Vanni dice, no, di medicine, solo per quello, per le medicine. Lo ha incontrato sempre solo in farmacia o anche altrove? Ma, giudice, ha capito la domanda? Lo ha incontrato anche al di fuori della farmacia e dell'acquisto delle medicine? Sì. E dove vi siete incontrati e perché? È mai capitato che siete andati, non so, a cena fuori insieme con amici? Sì, siamo andati anche fuori a cena. Sa con chi siete andati fuori a cena? Ma non lo so, come fa a rammentarmi tutti questi cosi? Comunque con persone, amici comuni? Ne ricorda qualcuna? Ma le chiedo uno sforzo di ricordarsi qualcuna di queste persone. Chi erano? Dove andavate? E se ci sa dire dove? A San Casciano, a cena in casa di amici? In locali? No, in locali. Eravate più persone o lei e Calamandrei soltanto? Beh, diverse persone. Le è mai capitato di andare lei solo con Calamandrei? No, non mi pare. Queste cene, queste frequentazioni, in che periodi erano? Non me lo rammento. Sono durate a lungo o per un periodo breve? Ma da tantissimi anni? Da quando era giovane? Non so, prima del suo arresto? Ma quando ero giovane. Anche il Calamandrei c'era quindi, che era più giovane di lei. Sì. Quando andavate a queste cene, lei era la persona più anziana o era la più giovane? Ma tante persone eravate in genere? Ma diverse, parecchi. Quanti? 10, forse più. Eravate solo uomini? Eh sì, solo uomini. La Ciulli, il nome Ciulli le dice qualcosa? No. Le dice qualcosa il nome Ciulli? Sì. Ma prima diceva no, poi sì. Cosa le ricorda? Sì, nel senso che era la moglie o sì, è un nome che conosce? Vanni, eh? PM, ha capito la domanda? Vanni, ho capito. Ma vorrei insistere, pubblico ministero. Se sa se la moglie si chiama Ciulli o si chiama, nonostante siano separati, non so. Vanni, ma? Avvocato Filastò. Diceva che per 2 volte gli si stava ripetendo la stessa domanda e lui non faceva altro che rispondere ma. Interveniva il giudice. Allora, la conosceva questa signora Ciulli o non la conosceva? Vanni, ma PM, ma ricorda se qualche volta a queste cene c'era anche la signora Ciulli? Vanni, ma non lo so, ma. Ricorda quando sono finite queste cene? È da parecchio tempo. Lei ha mai avuto occasione di incontrare o di passare il tempo col signor Calamandrei? No. Ha parlato qualche volta così? Quali erano gli argomenti di cui parlavate? Ma cose nostre. Cose vostre? E cioè? Ci vuole spiegare? Lei ha detto cose nostre. Sembra di capire che avevate qualcosa in comune. Vanni, Che cosa? Di che cosa parlavate? Ma che io a dire? Non lo so. Cerchi di ricordare. Lei dice cose nostre. Vuol dire che qualcosa ha ricordato, se no avrebbe detto di medicine, no? Quali erano le cose vostre? Vanni, ma si parlava. PM, insisto. Vorrei sapere di che cosa lei deve rispondere. Di che cosa? Lei deve rispondere su questo. Le ha detto il giudice. Parlavate di lavoro? Vanni, sì. Ad esempio, di queste cose qui. PM, parlavate di donne che frequentavate? Si può aver parlato anche di donne. PM, frequentavate donne in comune, per caso? Conoscevate? Ma no, codesti affari no. E allora perché dice si sarà parlato anche di donne? Cosa vuol dire? Il giudice. Ha capito allora, signor Vanni, le sta chiedendo il PM se ricorda chi fossero le persone che lei incontrava a queste cene. Ma amici, così. Giudice. Ha qualche nome di cui si ricorda? No, non mi ricordo. Ricorda l'ultima volta in cui ha visto il Calamandrei? Ma gli è parecchio, parecchio tempo. Lui lavorava e ancora lavora in farmacia o non ce l'aveva più o non ce l'aveva più. Vanni, no, la farmacia. E lei sa se ce l'ha ancora? Ma non lo so mica io, non ci sono più stato. Cioè, questa è una domanda simpatica, interrompo, perché Vanni ormai è in carcere da una vita, insomma, comunque incarcerato, nel ricovero, cioè, come fa a sapere cose del Calamandrei? Pubblico ministero, quando ha detto che vi incontravate e parlavate delle cose vostre, ricorda dove avvenivano questi incontri e questi colloqui? Vanni, e qua a dire io? Non lo so.
PM, lei è mai stato a casa del Calamandrei? Sì. PM, sa dove abitava? Ci sono stato. C'è stato? Sì, ma che vuol dire? Il Calamandrei veniva a casa sua? No, a casa mia il Calamandrei non c'è mai stato. PM, invece lei andava a casa del Calamandrei. E come mai andava a casa del Calamandrei? Siamo amici. Ah, fa il pubblico ministero. Allora siete proprio amici. Sì, bravo. E perché? Quali erano i motivi per cui andava a casa del Calamandrei? Ma a pigliare le medicine. PM, ma quando andava a casa del Calamandrei a pigliare le medicine, c'erano i suoi familiari, la moglie c'era? Sì, c'era anche la moglie. Quindi lei conosce abbastanza bene la moglie. Sì, non c'è male, non c'è male. Siamo di paese. Lei ha conosciuto altri familiari del Calamandrei? No. Sa se aveva figli? No. PM, non lo sa. Ha capito la domanda? L'ho capita, signor Canessa. Lei ha conosciuto anche il padre del signor Calamandrei? Sì, l'ho conosciuto anche lui. Cosa faceva? Ma, il farmacista. E frequentava anche il padre o ha frequentato solo Francesco? Ma di queste cose non le so io. Ah no, lei. Io? Sì, Vanni. No, no. Solo il figlio. Solo il figlio. Vanni. Lei ricorda come l'ha conosciuto? Come siete diventati amici? Siamo paesani, no? Andavo a pigliare le medicine per la mia moglie, no? Ho capito, fa il pubblico ministero. Ha capito, dice Vanni. Io però le ho chiesto, quando andava a trovarlo a casa, di cosa parlavate? Perché lei ha detto che parlavate delle vostre cose. Deve essere proprio un argomento così delicato, diceva il PM, dato che non ci vuol dire quali erano le vostre cose. Interveniva Filastò, ma veramente l'ha fatto diventare delicato lei con questa insistenza sulle cose vostre? E io le ho chiesto e le chiedo quali erano gli argomenti di cui lei e Calamandrei parlavate, dato che eravate amici. Vanni, a pigliare le medicine si parlava così. Però poi ha detto che andava a trovarlo a casa, eravate amici e parlavate delle vostre cose. Sì. PM, vorrei capire come e perché sono diventati amici. Lei ha detto eravate amici. Ci vuole spiegare? Andavo a pigliare le medicine, si parlava così, in amicizia, no? Per la mia moglie, le medicine, la roba, le medicine per casa, PM. Ma perché andava a casa del Calamandrei? Vanni, ma ancora, quando lei andava a casa del Calamandrei, di che cosa parlavate? Si parlava così, d'amicizia nostra, qualche discorso si faceva, ma nulla di straordinario. Allora, se non c'è nulla di straordinario, ce lo può dire. Ma io la senta. Parlavate di sport? E Vanni? Sì, si è parlato anche di sport, a voglia. Senta una cosa. Sa se il Calamandrei andava a caccia, per esempio? Ma non lo so. Ma io non credo. No. Se aveva amiche donne? Non lo so. No. Lei ha mai parlato. Le ha mai parlato il Calamandrei se aveva problemi con la moglie? Non me ne ha mai parlato. Quando era presente la moglie, di che cosa parlavate? Ma io andavo a pigliare le medicine, ma poi non facevo mica nulla di straordinario. La moglie era anche lei in farmacia? Le dava le medicine anche la moglie? No. Sa se il Calamandrei aveva delle armi? Ma no, codesto affare non lo so. Ha mai sentito parlare in quella casa di pistole? No, mai. La moglie ha mai parlato di pistole? No, mai. A quelle cene ci sono stati il Pacciani e Lotti? Qualche volta ci sono stati. Il Calamandrei era anche amico di Pacciani e Lotti, come ha detto lei? Sì. E come lo sa? Li vedeva insieme? Cosa vuol dire sì o un lo so? Ha detto Ci vuole spiegare cosa vuol dire? Ma e che devo dire? Io non lo so mica. Il che sapevo l'ho detto, le altre cose non le so, ha capito? PM. Io le ho chiesto se si frequentavano. Mi ha detto sì. Le ho chiesto se erano amici. Mi ha detto Vorrei sapere come ha capito che erano amici a casa, quando andava a lei. A volte è capitato che ci fossero anche Pacciani e Lotti? Vanni. A volte c'è stato. PM. A volte c'è stato. C'è stato Pacciani e Lotti. PM. O l'uno o l'altro? Sì, a casa di Calamandrei. C'era presente anche lei?
PM, e se no come fa a saperlo? E di che cosa parlavate nelle volte in cui a casa eravate lei, Pacciani, Ellotti e Calamandrei? E che si parlava? Io pigliavo, andavo a pigliare le medicine per la mia moglie e poi le altre cose. PM, in casa eravate? Quando eravate voi quattro, di che cosa parlavate? Non lo so. C'erano anche altre persone, oltre Pacciani, Lotti, lei, Calamandrei? No. O eravate voi quattro e basta? Non lo so io questo affare qui. Ma cos'era? La sera, la mattina, il giorno? Sì, di giorno, no? E perché Pacciani e Lotti andavate insieme a casa di Calamandrei? Interviene Filastò, questo non l'ha mai detto che ci andavano insieme. PM si corregge. E allora perché vi siete trovati insieme? È uguale, lo saprai, eravate persone adulte. Qual è il motivo che vi univa insieme in quella casa in quei momenti, Vanni? Io andavo a pigliare le medicine per la mia moglie, poi le altre cose io non le so. PM, andavate insieme tutti e tre, voi da Calamandrei o vi trovavate lì? Sì. Andavate insieme o vi trovavate lì? Sì. PM, andavate insieme? Vanni, ci si trovava lì, PM. Vi trovavate o ci andavate tutti insieme, tutti e tre? Perché andavate a casa del Calamandrei? Ma io andavo a pigliare le medicine, gliel'ho detto. Fui i soliti discorsi, io no? E che devo dire? Interviene Filastò, gliel'ha detto 5-6 volte, PM. L'idea di andare avanti a trovare il Calamandrei ce l'aveva il Pacciani, il Lotti o ce l'aveva lei? È mai venuto a questi incontri anche il Pucci? No, io credo di no. Cosa ha detto? Non ho sentito. Io credo di no. Il Pucci. Sì. Senta una cosa. Lei ha sentito di cosa parlavano in sua presenza Pacciani e Calamandrei? No, erano amici, io. E che ho a dire? Ma, PM, e Lotti di cosa parlava? Andava a pigliare le medicine anche lui, eh? Ma come mai capitava che eravate insieme lì voi tre più il Calamandrei? Vanni, siamo amici. Ci può spiegare perché andavate voi tre a casa del Calamandrei? Siamo amici. Allora ci parli di questa amicizia. Lei ha mai incontrato Calamandrei e Pacciani insieme per strada? Sì, a volte li ho visti insieme. PM. Dove? Alla farmacia. Lei ha mai incontrato Calamandrei e Pacciani insieme per strada? Stessa domanda, ha cambiato soltanto l'ordine dei nomi, non nemmeno. Alla farmacia? Sì, a volte li ho visti insieme, alla farmacia. Li vedeva per caso? Sì, di combinazione, li trovavo alla farmacia. Le è mai capitato di vederli per caso fuori? No, no, PM. E allora come mai a volte vi trovavate, come ha detto lei, no? Insieme? Perché a casa? Se andava a pigliare le medicine. Lei ci ha detto che conosceva anche il padre del Calamandrei. E sì, ricorda quando è morto? Non lo so. Lei è diventato amico di Calamandrei Francesco quando il padre era ancora vivo o morto? E sì, era vivo. Lei ha conosciuto Francesco quando il padre era ancora vivo? Sì, bravo signor Canessa. Andava a casa di Calamandrei quando il padre era ancora vivo? Sì, deceduto nell'anno 71, il papà. Sì. Quindi da tantissimo tempo, sì. Anche il Pacciani e Lotti? Sì. Quando il padre era ancora vivo? Sì. E il padre era al corrente di questa vostra amicizia? Vi vedeva? Eh sì, ci vedeva. Il Pucci è mai venuto con voi? Ora diceva, a volte è venuto. Con voi dove? In farmacia o a casa? Sì, in farmacia. Insieme a voi? O andava per conto suo? Ma insieme a noi. Ah, insieme a voi o andava per conto suo? E insieme a noi. Quando eravate a casa del Calamandrei, voi Pacciani, Lotti, a volte Pucci, c'era anche la moglie? Sì, l'ho detto, no? Eravamo solo noi, noi solo quattro, noi solo quattro. Quando è morto il padre del Calamandrei? Grosso modo il figlio, che età aveva? Non lo so, PM. Quando lei ha conosciuto il Calamandrei, lei Vanni, che età aveva? Sì. Lei quanti anni aveva? Avrò avuto 70 anni. Ovviamente, non è così. Cioè, ormai. Sa se il padre del Calamandrei era un cacciatore? Sì. Lo sa? Sì. PM. Ha capito la mia domanda? Ho capito. Il padre del Calamandrei era un cacciatore? Ho capito, signor Canessa. Lei sa se il padre del Calamandrei era un cacciatore? Non lo so. Ah, ecco, non lo sa. Interviene dottor Crivelli. Dal momento che ci sono riferimenti all'età, ci vuol dire quando è nato, signor Vanni?
Ah, non lo so. In che data è nato? Lei quando è nato? Io? Il 23 dicembre. Di che anno? Del 27. Ma in che luogo abita in questo momento? A San Casciano. A San Casciano? Sì. PM, come? È la residenza, signor Vanni? Giudice, è la residenza. Ma il posto dove abita fisso, dove dorme, dove mangia, dov'è che sta ora? Ma non lo so. PM, non sai il nome? Giudice, ma aspetti, aspetti, PM, perché sono questi gli accertamenti che dovevamo fare fin dall'inizio. Perché noi per un certo calore della vicenda ci siamo scordati di fare. Dico quindi. Ma faccio anche per sondare quella che è la capacità di memoria, di percezione del testimone. Ripete la domanda. Quindi lei stamani, per esempio, da dove è venuto? Per venire qui, lei si ricorda da dove è partito per venire in quest'aula? Non me lo ricordo. Giudice, non se lo ricorda? No, non me lo ricordo. Giudici, andate pure avanti. Io le avevo chiesto se il calamandrei Francesco ha figli. Vanni, sì. Lei sa quanti ne ha? Ma non lo so, mi pare due. Ah, vede? Allora le cose se le ricorda. Sì, due maschi, due femmine? Sì, due maschi. Tutti e due maschi? Sì. Lei li ha conosciuti fin da bambini? Li ha sempre visti? Sì, è vero. Vorrei che lei mi spiegasse quel concetto che ha detto, che eravate amici del Calamandrei, che parlavate del più e del meno. Ce lo vuole spiegare meglio? Ma andavo a pigliare le medicine. E beh, poi lei ha detto che non era solo quello. Eravate amici e parlavate del più e del meno e che lei andava a casa. Volevo sapere di che cosa parlavate. Il che si parlava di poco. Di poco cosa vuol dire? Ma non lo so, vi offriva da bere? Sì, qualcosa. Quindi vi sedevate intorno a un tavolo a casa sua. Cosa vi offriva? Ma un bicchiere di vino. In casa del Calamandrei? Sì. Anche al Paccianio lui non beveva? Sì, anche a lui. Anche a Lotti? Qualche volta anche a Lotti. Qualche volta anche al Pucci? O al Pucci no? Sì. Ma stavate intorno a un tavolo, non so? Ma. Non se lo ricorda? La casa se la ricorda? Era grande? Piccola? No. Se la ricorda? Era grande, tante stanze, parecchie stanze. Quindi lei l'ha vista tutta? Sì, l'ho vista tutta. Aveva un salotto grande? Sì. E voi in genere stavate in salotto? Ma lei ha visto anche le camere? Grande in che senso? Sì, tante, parecchie camere. Parecchie. Lei le ha viste? Le ho viste. Come mai ha visto le camere? Mi scusi? Ma mi ci ha portato per fargli vedere la casa? Lei non è che ha mai dormito in casa del Calamandrei? No, mai, io no. Ha mai visto che lui aveva ospiti o ci stava solo con i figli? Lui e la moglie? Anche i figli? Sì. Lei ha detto che andavate a cena di quando in quando, capito? Ma ci può dire di quando in quando? Quando in quando, mica sempre. Ma perché andavate a casa del Calamandrei? A pigliare le medicine e basta. E allora, che qua dire? Perché gli fece vedere le camere? Perché? Perché? Ma fu lui a dirgli a fargli visitare la casa? Lei ha detto era grande, ci può dire grande come? Grande. A stanze, a stanze. Ha visto anche il bagno? Le è capitato di andare in bagno? Ci aveva uno o due bagni? Due bagni. Allora la conosce proprio bene questa casa. È un signore. Ma per arrivarci c'era un ascensore, era al primo piano, era al pian terreno? No, primo piano, sopra la farmacia. Sì, bravo. E come ci si arrivava? C'erano le scale? Un pochino di scale, c'era un portone dalla farmacia. Da dentro la farmacia o c'era un portone per salire? Sì. Queste scale da dove sono? Sì, dalla farmacia. Lei ha detto tante camere perché le ha viste tutte? C'aveva un salotto solo o più di un salotto? Due. Senta, ma lei si è mai fermata anche a mangiare dal Calamandrei? No, no. Solo a bere? Io no, a mangiare no, solo a bere. Ma eravate voi, lei, il Pacciano e il Lotti che chiedevate il vino o era lui che vi offriva il vino? Ma a volte bevevate anche il caffè? Non lo so. Sì. Ah, e lo faceva lui o la moglie? E lui. Ah, lui vi faceva il caffè. E quindi la moglie non c'era quando? No, no. Questa vostra amicizia è durata tanto tempo? Sì. Ma andavate a casa anche quando era vivo il padre? Sì. Quindi non più tardi del 71. Perché il padre, dove abitava anche allora? Sì. Quindi è un'amicizia lontana, perché il babbo del Calamandrei è tanto che è morto. Ora non ho i dati. E
il padre sapeva di questa vostra amicizia, vi vedeva? Ci vedeva, eh. E non diceva nulla? Vi salutava? Sì, saluti. Va bene. Interrompiamo questa prima parte di pièce. Proseguiremo poi con la seconda.